Ciao ragazzi, ciao. Bentornati su Crimax. Allora, oggi abbiamo la fortuna, io e Cri, di avere tutti e due un giorno libero, quindi ne approfittiamo per fare una pescata di mezza giornata, possiamo dire così, perché verso le 2, 2:30 poi smonteremo. Siamo ai laghi Cesena, questa volta sul lago F, perché come promesso li gireremo un po' tutti questi laghi. E Cri, ti lascio la parola, spiega un po' com'è lo spot. Sì, allora, diciamo lago F, da come diciamo ne parlano qui, è considerato quello un po' più difficile, quindi non ci aspettiamo catture numerose, speriamo almeno di farne qualcuno, insomma, giusto per andare via contenti. In questo lago, teoricamente, dicono che gli Amur sono d'Italia, o perlomeno sono sicuramente di una taglia superiore, magari gli Amur che sono nel lago C, sì, come avete visto. E stiamo pescando come, ragazzi? Nel solito sistema che stiamo usando da un bel periodo a questa parte, ovvero stiamo, ma è pieno di moscerini, ce ne sono. Moscerini sono pieni. E stiamo usando sempre il nostro mix, con una piccola eccezione. Porca miseria, sti moscati. Con una piccola eccezione, io sto provando queste palline della Big Carp del 20, la Fruit Bomb, e sto facendo un esperimento. Allora, pescherò con due canne Mix Climax col classico sacchettino a lancio, ovviamente, e basta. Mentre con queste boilers proverò a buttare la semplice pallina, insomma, e pasturare semplicemente con le boilers, quindi qualche scombrata. Oggi lo faccio fuori tutto per capire se è meglio una pasturazione solo con boilers, quindi lanciare la singola pallina senza sacchettino e pasturargli attorno solo con le boilers sempre dell'innesco, o se magari è indifferente anche lanciare il sacchettino. Questa è la prima volta che però facciamo sta cosa. Sì, ho voluto provare a farla e ho scelto queste diciamo palline della Big Carp, perché così mi andavano di provarle, insomma, qualcosa che non fosse il pesce, anche perché il pesce lo abbiamo già noi nel nostro mix, sì, quindi sì, sì. Per provare anche qualcosa di diverso ho deciso di provare queste Fruit Bomb Evo. È un mix al beer food, quindi fruttato, niente, mi sembra, sì. Fruit bomb, sì. Quindi ragazzi, questo sarà l'esperimento che farò: una canna innesco singolo del 20, con il Cobra andrò a lanciare le palline appunto attorno all'innesco, mentre le altre due canne semplicemente col sacchettino. Max, so che anche lui sta pescando con il sacchettino, sì, giusto? Allora, ho su una canna, ho una bilanciata 20-16 con Mix Climax e le pop-up, quelle nuove nere, sempre alla stessa aroma, e su un'altra invece spinner rig classico con pop-up alla prugna, voglio vedere se qua funziona, e dall'altra una 20 singola fondante sempre nostra. E colgo l'occasione, per chi mi ha chiesto che Cobra usiamo, qua abbiamo un Fox Rangemaster per palline dal 20 al 26. Questa piccola accenno, visto che mi avete chiesto in tanti. Basta proviamo. Ragazzi, ora vi mostro un po' dove siamo. Siamo nella postazione numero 6, ok? Adesso prenderò in mano la showcam e vi farò vedere un po' la zona. A tra poco. Com'è, Cri? Si fa sentire? Vai! Allora, come dicevamo, lago F, non abbiamo neanche fatto tempo a pasturare perché il bidone è ancora chiuso del mais, e come primo pesce senza pastura ha mangiato sul nostro innesco 20-16 Mix Climax. Un attimo che ve lo prendo meglio, eccolo qui,
2016 Mix Climax. Ok ragazzi, procediamo col rilascio. Una bella riossigenata ed è pronto a partire. Allora, vi mostro un po' lo spot com'è. Allora, si entra da lì, quindi quello è l'ingresso del lago F, ve lo faccio vedere un po' meglio, eccolo qui, ingresso del lago F. Si parcheggia, c'è posto per parcheggiare anche lì. Come vedete ci siamo messi in questa maniera, noi qui dietro e lì davanti abbiamo messo i pod, le culle al centro, poi vabbè ci sono le attrezzature video che abbiamo, ma questo non c'entra. E di là si vanno nelle altre postazioni, la 5, la 4, la 3 e la 2, perché la 1 non credo si possa agire. Questa è la numero 6, come vedete, eccola qui, postazione numero 6. E allora, questo è il mio pod, ragazzi. Allora, la prima canna a sinistra è la canna dove ho messo la Boilers Big Carp, le altre due ho messo il Mix Climax. Sulla canna centrale l'ho lanciata praticamente in fondo verso l'isola, sono in direzione di, non so se lo vedete nel video, quel ramo che c'è lì in fondo. Comunque, ok, sono lì in fondo, mentre con la prima siamo lì nel mezzo. Stiamo pasturando con il mais, quindi con lo spomb mais, e abbiamo tenuto la pasturazione nella zona centrale, qualche spombata in fondo nella zona dove ho lanciato la canna centrale. Invece, come vi dicevo, su Big Carp ho semplicemente pasturato con le palline stesse dell'innesco. Invece Max, anche lui sta pescando marginale qui a destra con la prima. Una ce l'ha, mi sembra, lì in fondo verso le riva, e la prima qui ce l'ha centrale anche lui. Quindi questa è un po' la situazione. Ora speriamo di vedere ancora qualche pesce e che la giornata prosegui bene. Max? Sotto c'è? Sì, un bel po' più in canna anche. Questa aveva fatto una pasturazione a base di boilers. Non so se... No, qui, vai! Ragazzi, succede anche questo. Falsa partenza di qua. Aspetta che arrivo. Ok. Però non ero io, perché ero tutto a sinistra. Non lo so. Veramente sono sbagliato. Ehi là! Adesso si arrabbierà. Preso! Bello! Occhio qui! Occhio che vola! Ragazzi, un bel amur di taglia questa volta. Non sarà un over, ma di certo sono cresciuti. La taglia è cresciuta. Sì, perché rispetto al lago C le dimensioni sono già differenti. Sì. Va bene, procedo subito col rilascio perché è stanco, quindi lo rilasciamo subito.
Allora, Cri, prime impressioni. Questo tira un po' più dall'altro. Credo sia sempre un Amour comunque. Beh, qua c'è una forte presenza di Amour, quindi molto probabilmente lo sarà. Vediamo di portarla, di portarlo o portarla. Arriva. Bella, non vada. Va bene, al massimo vedremo come fare. Forzalo un attimo, se riesci. Non si riesce. Sta andando proprio verso destra, ok. Ti vedo bello provato, Cri, eh? Qua il guadino qui. Oh, chi è venuto a trovarci? Chi? Dai! Una doppia. Allora ragazzi, dopo una serie di Amour è venuta a trovarci anche una piccola carpetta. Ovviamente non è di taglia, si può vedere, però volevo farvi un attimo vedere la coda. Guardate che bella livrea, arancione proprio, sono veramente stupende. E tra l'altro ha fatto anche una partenza che sembrava un Amour come quelli di prima, quindi abbiamo voluto mostrarvela perché ci ha fatto vedere che anche lei ha forza. E ha mangiato su un innesco del doppio 20-16 questa piccolina qui. Guardate che bella. Va bene, gli ridiamo la libertà. Allora, volevamo spendere due parole, visto che in tanti ci fate domande, a meno che non parta una carpa, ragazzi, e allora sospendo, e su quelli che sono i terminali che usiamo, quali sono le varie marche che abbiamo comprato a cui ci affidiamo. Allora, nella mia cassettina degli attrezzi ho tre bobine di marchi diversi. Quando devo affrontare situazioni dove so che comunque devo appoggiarmi molto sul fondo, mi affido al combi link della Nash, che è coated, quindi ricoperto, e all'occorrenza tramite un accessorio apposta o anche tramite l'utilizzo delle unghie, insomma, vado a togliere la guaina, quella pesante, e lasciare solamente la parte che mi interessa non ricoperta, appunto. Questo qua è il combi link della Nash. Altrimenti, quando voglio anche utilizzare montature un po' più leggere, diciamo, ho dei trecciati. Uno è della corda, che mi avete visto tante volte utilizzare quando ho fatto dei video dei rig, che è il Supernatural, che a differenza del Nash, che era un 35 libre, questo va a 25 libre. In alternativa al corda, al Natural, uso il Criston, il Supernova. Questo qua è un prodotto che avevo preso in fiera e diciamo che anche con questo mi trovo bene quando eseguo i miei rig.
Christian invece, vediamo un attimo io cosa. Io sono molto più sempliciotto rispetto a Max, ma questo l'avete già capito ovviamente guardando anche magari i terminali che facciamo. Io sono più per il terminale classico, Max invece è più per quei terminali un po' più laboriosi e un po' particolari. Quindi come per i terminali anch'io amo usare un terminale insomma in particolare. Io ne uso uno finché mi trovo bene. Nel momento in cui non mi trovo più bene oppure ho voglia di cambiarlo, lo cambio, ma uso solo quello. In questo caso io uso un Amur Link da 20 libre colore verde, eccolo qui, dovreste vederlo bene. Io uso questo e sinceramente mi trovo molto bene. Devo solo fare una piccola nota, tende un po' a, come si può dire, a sfibrarsi, ecco. Quindi l'unica nota negativa che può avere questo è questa qui, che tende un po' a sfibrarsi, però per il resto ragazzi è un buon filo per terminare. Diciamo Cri che la differenza tra i due prodotti della Nash, quello che io e quello che tu, è che essendo non rivestito, esatto, tende, è vero, a sfibrarsi, mentre quello rivestito, il Combi Link, resta molto più compatto. Anche quando lo vai a tagliare con la forbice non si sfibra, è vero. Invece su questo qui dovrete avere delle forbici che tagliano molto bene, altrimenti non vi faranno tutte le fibrette del filo. Esatto, fuori. È vero. Poi basta, e poi uso questo, ragazzi, che ogni tanto, ma questo non è per terminali, questo qui, visto che stiamo tirando fuori un po' di cose, sì, lo uso più che altro per i sacchettini, quando voglio fare dei sacchettini magari belli carichi. Ah, è in PQA questo? Esatto, okay. E voglio riempirli fino all'orlo, poi uso questo per chiuderli, questo è in PVA, si scioglie anche questo qui. E anche con questo mi trovo molto bene quando, ripeto, voglio fare un sacchettino colmo importante, che rimane poco per chiuderlo e magari bagnarlo con la saliva, e allora lo vai, esatto, ad annodare. E questi a livello di fili, permutature e ovviamente sacchettini, questi sono quelli che uso io e basta. Poi alla fine ragazzi l'importanza è sempre una: fare le cose fatte bene. Ah sì, se il rig è fatto male puoi avere anche il trecciato. Si sta muovendo la canna a sinistra, puoi avere il trecciato quello da 2000 euro, ma se il rig lo fai male poi in acqua non lavora bene. Basta, piccola parentesi per rispondere a chi ci aveva chiesto. A dopo. Continuiamo la sessione. Mega partenza sulla canna laterale. Avevo appena fatto un rinfresco di boilers. Partenza cattiva. Tirala fuori, Cri, perché non so là come è messo il fondale, sinceramente. Partenza meravigliosa. Ok, mi preparo col guadino qui. Com'è? La senti? Allora, non so, perché sta venendo verso di me, quindi non so dirti. Ok, la partenza è stata cattiva, può essere anche una piccola carpa magari, però sono cattive qua, quindi si fanno sentire in partenza. Sei Cri? E infatti queste piccole carpe qua, ragazzi, fanno veramente divertire. Allora, eccola qua, un'altra piccolina. Ciao. E se ne va. Thank you.
altri combattimenti dal lago C. Ragazzi, faccio quasi fatica a tenerlo perché comunque hanno un bel peso. Sono veramente combattivi, si fanno sentire in tutto il loro peso, quindi diciamo che si sta rivelando una sessione molto ma molto divertente. Adesso lo riossigeniamo come al solito e lo andremo a rilasciare. Bene, Yamur del lago F dei laghi Cesena. Ok, sempre su doppia boil e Screamax ovviamente. Allora, vi faccio, finché siamo qui, per chi non conosce il posto, vi faccio vedere un attimo una cosa. Allora, in ogni lago c'è questa gradientino qui dove appunto c'è il tutto il regolamento. Vedete i laghi. Questi sono tutti i nomi dei laghi, le varie poste dove si può appunto parcheggiare l'auto, perché vi ricordo che qui l'auto va parcheggiata negli appositi parcheggi. Questi sono i punti dove potete farvi i tesserini, i permessi per le notturne, eccetera. Insomma, poi c'è tutta una serie di regolamenti, vedete il lago F. E niente ragazzi, siamo riusciti a venire anche su questo lago, era da un po' che volevamo venire, poi non siamo più venuti per ragioni di tempo, però direi che per ora ci stiamo divertendo. Calata qui. Ragazzi, non ho fatto tempo a riprendere la partenza perché è partita a razzo. Vediamo se è un'altra carpa piccolina o se... cos'è? Ma mi sembrava più pesante quella carpetta, però posso sbagliare. Diciamo che abbiamo rifatto un po' di pastura perché abbiamo visto che gli Yamur si erano fermati, quindi abbiamo... insomma, io ho fatto più delle carpette di prima, però hanno forza, quindi prima di parlare è meglio vedere. Si sta venendo un po' più tranquilla. Facciamo adesso si sta tipo. Deve essere una morte. Ah no? Quando parte occhio. Niente ragazzi, devo mollare. Aspetta, una roba. Provo andare lì. Ripetere, guarda come sono messo. Mamma mia, allora vieni di qua, visto che è uscito. E abbiamo i tendifilo, per fortuna. Vediamo se riusciamo. O adesso ormai tutto. Dentro, grande Cri, che roba. Allora, diciamo che abbiamo ripasturato subito perché abbiamo visto che iniziavano a scarseggiare i pesci d'Italia, quindi abbiamo ripasturato. Scusatemi, inquadro un attimo.
Ecco, dicevo, scusate, abbiamo ripasturato un attimo perché abbiamo visto un attimo di tregua da parte degli Amur, ma tante piccole carpe. Quindi abbiamo preferito riandare un attimo giù di pastura col mais, un po' generosi, però sono tornati gli Amur, sembra, quindi la scelta è stata azzeccata. Adesso ve lo facciamo vedere. Allora, come dicevo, abbiamo rinfrescato un attimo col mais perché abbiamo visto che iniziavano a mangiare solo carpe e piccoline, quindi rinfrescando sono tornati loro. È stata una scelta azzeccata e ripagata. Quindi bisogna considerare che quando non vediamo più magari del pesce di taglia va rinfrescato lo spot. Basta. Ed ecco, rilascio. Eccolo, ancora un attimo, non abbiate fretta, è lui che vi tira via la mano. Vedete che vi sta muovendo? Un attimo, ancora. Adesso è pronto. Non bisogna avere fretta con l'Amur, perché tanto è lui che decide quando partire. Quindi teniamolo, un massaggio sulla pancia, facciamo uscire un po' d'aria, lo riossigeniamo avanti e indietro ed è lui a farci capire quando è ora. Eccoci qua ragazzi, sessione terminata, siamo molto provati perché c'è un'umidità pazzesca, adesso c'è un po' di ombra, finalmente si è un po' rannuvolato, però tanto caldo e tanta umidità, quindi la sentiamo tutta la stanchezza, anche perché ieri eravamo in pesca, quindi abbiamo fatto due mattine di seguito alzarci presto. Però siamo contenti, Cri. Abbiamo provato anche questo lago, lago F, ricordiamolo, dei laghi Cesena. E ci avevate detto appunto voi, consigliato di venire in questo lago, eccetera, e abbiamo trovato il tempo di venire a fare una sessione. E ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, sono venuti fuori qualche bella mur, qualche carpetta e quindi ci hanno dato filo da torcere, assolutamente. Ci siamo divertiti, il lago è bello perché comunque è il pesce più grande forse. Guarda, forse là è un po' più grande, comunque ok, tra tutti insomma questo ci hanno detto che era quello un po' più, impegnativo. Effettivamente non ci sono le innumerevoli catture come magari nel lago C. Però qua sono più di taglia. Esatto, gli Amur che abbiamo preso qui sono sicuramente più grandi di quelli che avevamo preso nel lago C. Non abbiamo visto l'Amur quello over, quello grande, quello che passa i 20 kg. Non li abbiamo pesati sinceramente, però erano più grandi sicuramente degli altri e ovviamente tiravano anche più degli altri perché comunque... Beh, rispetto all'altro lago sì, qua la taglia aumenta e aumenta anche il livello di combattimento. Ci è dispiaciuto non aver tirato fuori qualche bella carpa, quindi non carpe so se le abbiamo pensare... tirate fuori diverse, ma tutte piccoline, sì, ragazzi, le abbiamo fatto vedere quelle viste due così, tutte, ma perché le abbiamo rilasciate subito. Perché erano veramente piccole, parliamo di carpe insomma da un chilo e mezzo, due pesavano di più, quindi veramente piccole. Non so se nel lago F a questo punto ci siano carpe insomma generose, Amur sicuramente, però carpe generose non le abbiamo viste. E ci riproveremo comunque, magari non quest'anno ma al prossimo torneremo e proveremo a vedere se effettivamente c'è solo presenza di Amur, però magari in un'altra postazione. Vi ricordiamo che siamo sulla 6, siamo venuti sulla 6 che è praticamente credo l'ultima di questa sponda del lago, sì. Perché poi non so se ce ne sono altre due, forse dall'altra parte del lago ci sono altre esatto, poste, però vabbè, noi qui siamo al numero 6 e devo dire che è molto bella perché avete anche la macchina come vedete comoda, quindi sì, sono macchine comode, avete un bel piazzale qui davanti, c'è la discesa per i pod e sì, insomma è una bella postazione, si sta molto bene anche volendo fare magari 2-3 giorni di pesca qui, è l'ideale insomma come postazione. Basta fare il permesso e poi si può fare. Vabbè, comunque ragazzi, se volete informazioni, ulteriori informazioni riguardo ai laghi Cesena di Chions, basta che ci scriviate nei nostri social, noi vi diamo, già qualcuno abbiamo dato qualche informazione, devo fare il tesserino, il libretto, queste cose qui, quindi se avete piacere di venire a fare un giro in questi posti che sono stupendi,
e insomma fatecelo sapere, in qualche maniera possiamo darvi una mano dove possiamo. Bene, allora noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ora tireremo su tutto, metteremo via, anche perché abbiamo bisogno di una doccia, siamo letteralmente bagnati. E mi sa che è iniziato anche a piovere, credo. Mm-hmm. E quindi ragazzi, nuovamente vi diamo appuntamento al prossimo video. Nel frattempo sapete dove contattarci, dove trovarci, eccetera. E da Cri e da Max vi auguriamo tante belle cose. Ciao! Ciao!